Eccoci qui dalla dove stiamo sostando qua a Montreux. Stiamo facendo un aperitivo col vino che abbiamo assaggiato ieri. Siamo andati da questa cantina e ora siamo nel balcone e abbiamo questo bel vedere del lago di Ginevra o lac Léman. Beviamo e mangiamo, niente di male, no? Che ne dici? Perfetto. Siamo su questa splendida terrazza in Montreux e ieri siamo stati a visitare questa cantina. È una cooperativa svizzera che si chiama Artisan Vignerons Vivon. È una cooperativa nata nel 1902 e tutti i vari vignaioli mettono insieme le loro uve, le danno a questa cooperativa e fanno un unico vino. L'AOC di questa zona è l'AOC Chablis e va dalla zona di Bè alla zona di Villeneuve. Qui siamo già un po' più spostati perché siamo a Montreux, quindi diciamo che orientativamente è tutta quella zona là che segue poi il lago Léman. È spettacolare perché ci sono tutti questi terrazzamenti sulle montagne, è sicuramente un posto da visitare, e inoltre è sulla via francigena che in Svizzera si chiama Route 70. E in questo caso, nell'AOC per il vino bianco, questo è il Tradition, che è la persona che ci ha diciamo, introdotto tutti i vari vini e ci ha accompagnato nella degustazione, ha detto anche che è il suo diciamo, preferito, il vino insomma, classico della cantina, e è un 100% Chasselas, che è un'uva che si coltiva qui, appunto in questa zona. Alla degustazione. Il colore è fantastico vederlo su con lo sfondo di questo lago, è un paglierino scarico comunque, non ha questo colore così intenso. Al naso ci sono sentori di frutta e si sente molto forte la mineralità di questa zona. Non mi dilungo sul terreno, è un terreno molto drenante, fatto di roccia, ci sono state tutta una serie di frane, di fasi, però sicuramente è un terreno, siamo in montagna, è un terreno molto drenante. Quindi al naso sentiamo questa forte intensità, soprattutto frutta. E al gusto è spiccata la sua acidità, sapidità, quindi le durezze sono maggiormente spostato sulle durezze, nonostante abbia un buon grado alcolico, quindi di conseguenza è un vino sicuramente molto equilibrato. Come ci ha detto anche Ben, per loro questo è il classico vino da aperitivo, quindi che mangiano, bevono durante l'aperitivo. Soltanto per aggiungere qualche informazione, Chiara vi ha detto che la vinicola, la società cooperativa, è lungo la Francigena, infatti è lungo la Route 70, che è la Francigena qua in Svizzera, e tutti i pellegrini, mi raccomando, devono fermarsi per conoscere tutti i vini della cooperativa. Mi sono messi a Pisa dalle artigiane di mia buona. Meglier va Vaudois. Meglier va Vaudois. Perché ce ne sono tanti, tutte le uve svizzere,
c'è anche il Pinot Noir, c'è un altro vino che è buonissimo che si chiama Feu d'Amour. E il nostro ospite, il nostro, come si chiama? Gilles, che è la persona che ci ha ricevuto là, abbiamo fatto la degustazione, è stato molto carino con noi e vorremmo ringraziarlo per il suo tempo, che ha raccontato tutta la storia della vinicola, anche della regione, dei suoli, ed è stata molto piacevole questa esperienza. Inoltre è così, sempre che siamo lungo la Francigena c'è un vino da assaggiare, da conoscere. Qui in Svizzera ce ne sono anche tanti, siamo stati lì nella regione che Chiara vi ha detto e poi andremo fino al lavoro e basta. Una cosa che non abbiamo detto è che quella è la regione del Vaud. Del Vaud, sì, la regione prima di arrivare a Montreux, venendo dal Gran San Bernardo, per chi è pellegrino, venendo dall'Italia verso la Francia. Prima c'è la regione del Vaud e poi ci sarà la regione del Lavaux, che sarà dove assaggeremo più vini. Nei prossimi video ci saranno più vini. Arrivederci.